siano per le nostre città più intelligenti, diciamo c'è stato tanto capitale umano, però vogliamo rendere le città più intelligenti, quindi da questo punto di vista la tecnologia, vari partner ci devono aiutare. Abbiamo varie applicazioni, smart lighting, parking, e adesso ci concentriamo per capire che cosa facciamo. La cosa importante è che poiché queste applicazioni abilitano la rete mobile già c'è stata qui, la tecnologia distribuita, una volta che distribuisci la tecnologia per fare mobile browser, la ritrovi già diciamo, distribuita per fare tutte queste nuove applicazioni. In questo caso la cosa importante, diciamo, il Politecnico ci sta sviluppando anche diciamo, la centrale di controllo, perché una volta che si raccolgono tutti i dati, sia dal lampione, che sia dal parcheggio, che sia da tutto ciò che c'è in città, una, diciamo, una regia centralizzata per monitorare i dati, l'intelligenza dei dati e dare anche i comandi per capire che cosa bisogna fare. E quindi qua diciamo, c'è tutto il discorso di data analytics, artificial intelligence, perché questo digitalizzare il paese, quindi lei ha questa missione diciamo col governo di digitalizzare l'Italia. Digitalizzare l'Italia significa diciamo raccogliere poi avere qualsiasi strumento, prodotto che ci abbiamo in città nel paese emetterà dei dati, delle informazioni, prendere questi dati, elaborarli in maniera intelligente. Il cloud, sì, quindi diciamo in questo caso addirittura noi parliamo adesso di cloud distribuito, che per esempio alcuni scenari, no? Anche quello che ci pensiamo, i dati devono stare abbastanza vicini diciamo al terminale, alla macchina, qualsiasi endpoint, in modo tale di intelligenza, perché appunto deve essere molto molti veloce. Dei dati che incameriamo magari ancora non li utilizziamo a pieno regime, assolutamente, quindi diciamo, dovremmo capire come utilizzare. Allora, perché c'è l'interpretazione dei dati, praticamente, perché ad oggi diciamo per esempio in America di questo diciamo io vengo dalla California, diciamo sono arrivata là che lavoravo là, praticamente tutte le aziende diciamo americane sono ovviamente ossessionate dai dati, anche con un risvolto diciamo negativo come abbiamo visto. Per esempio una cosa che stiamo facendo è che con 5G si eviterà sono i sensori, cioè l'internet degli oggetti, i sensori oggi agli incroci già ci permettono di variare dai fasci del verde e del rosso, si vengono sistemati in automatico, cioè aumenta il verde nell'arco della giornata a seconda del flusso di traffico su qual è la direzione prevalente. O i lampioni, non c'è più bisogno di questa è un'applicazione già commerciale, sono connesso e da remoto possiamo monitorare quanto consuma, se c'è un alert di una lampadina praticamente va sostituita e quindi impostiamo. La potenza la possiamo aumentare o ridurre a seconda delle condizioni di luminosità. Questo significa chiaramente saving importanti, no? Per le aziende utilities che possono arrivare fino al 30-40%. Tecnologia NB IoT già distribuita e diffusa, quindi in un attimo potremmo intervenire sul numero delle municipalità. Qualsiasi tipo a partire di controllo, dalla manutenzione sì, che oggi dalla manutenzione anche che dati ci fornisce. Allora, un lampione come questo ci fornisce dati di, relativamente a questo di potenza che sta gestendo, inclinazione, quindi se un palo sta per qualsiasi problema andando via, cioè aiutare la manutenzione, anche se è acceso spento oggi deve passare una segnalazione dai vigili, invece noi lo diamo in rete, va direttamente alla ditta di manutenzione. Temperatura e ovviamente può diventare un palo connesso anche per sensori ambientali, no? Di monitoraggio. Poi la fantasia, poi il limite sarà la fantasia e la creatività delle persone, perché una volta diciamo si mettono in campo questi abilitatori. Per applicazioni di nuovi sensori. Sì, allora, sì, per applicazioni. Questo è sempre un sensore che misura i parametri del palo, però possiamo aggiungere elementi ambientali, di sorveglianza o di videocamera di tutto il palo stesso. Quindi tantissime scalate in campo, questo è il programma di aiuto internet ok, quindi non c'è di questo, si sa logica. Ad altri diciamo che non siano i lampioni, che siano i cartelloni pubblicitari piuttosto che i veicoli, quindi tutto quello che c'è in città. E siamo riusciti a capire nei prossimi anni di quanto in economia di scala riusciamo ad abbattere dei costi? Riusciamo
riusciamo ad arrivare fino alla creatività, la creatività però dall'analisi fatta, sì, per esempio Boston su questo tema, se raggiungo il 40% di efficienza più poi servizi aggiuntivi che possono 40% essere complessivi, montati 40% complessivi, sì, complessivi. Però, diciamo, se no si offende, andiamo, altre persone, perché andiamo.